Sono a casa, sono quasi le 10, ho questo ciuffo ridicolo sul nodo della fascetta chiuso in casa, non so perché in casa mi dà fastidio i capelli in faccia, fuori no. Ho lavorato da quando ho aperto gli occhi, il mio lavoro è sopportare e combattere la violenza, dalla mattina alla sera. Sono molto stanco per questo, spossato, perché la violenza sono io quello che la riceve. Lo stress, le privazioni, togliere tutto quello che rilassa. Mo' io vivo in tensione, 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 massacro, massacro da un anno e mezzo e sono ridotto come sono ridotto. No, per una cosa mia, io ho fatto tutto il necessario per stare bene e per far stare bene gli altri. Ho lavorato, abbiamo un bel po' di video caricati e messi su Facebook. Questa è la comunicazione che si vuole mantenere. Quello che dico io non si ascolta nella maniera più assoluta, appena apro la bocca e mi si impone l'altra personalità con la violenza. Io dove vado? Sono blindato alla vita disintegrata, qualunque attività abbia voluto fare è stata disintegrata. Mi vengono a dire le cose normali, se ho la bici mi piacerà andare in giro in bici, mi vengono i ciclisti in barba. Se state negando la distruzione completa della vita mia, che sta alla base, quando sono arrivati questi, io avevo la bicicletta che avevo dovuto aspettare per 2 volte, un mese che me la restituiscono, che è stata rotta nel viaggio per lo stalking. Mi è stata restituita rotta! Avevo copertone consumato, mi viene storto il denaro, non avevo come comprarlo. La pazienza di montarlo. L'ho già detto, io vivo sotto aggressione cronica. Per voi sono 5 minuti a testa e poi chi ha, che bello con i vostri amici bulli. Per me è un altro e un altro e un altro e un altro che state negando tutte le aggressioni che mi fate. In negozio da Gigabyte a Massafra mi hanno tolto le pastiglie che erano nuove, gliele avevo appena messe dopo aver lavorato da rider. Nuove. Con pochissimi chilometri hanno messo delle pastiglie vecchie, con la scusa che erano unte, senza darmi il pezzo, ma scusa, si lavano se si sono prese dell'unto, per accusare me che le ho unte, tra l'altro falso, che la tengo benissimo la bici. Io quando si negano le cose mie, io quando avevo la bicicletta anni 90, me l'ero comprata, che mi studiavo le riviste. Mi piaceva, voglio quelle marce lì, quei pignoni lì, quelle leve lì, quello coso lì, quel peso lì, quel coso lì, tutti i pezzi uno per uno. Me la smontavo fino al telaio nudo, ogni ingranaggio, ogni cuscinetto tiravo fuori, avevo tutti gli attrezzi intera, non c'era un pezzettino che non avessi smontato io e rimontato che non mantenessi in manutenzione e mi vengo trattato come un deficiente, invece sono in grado di farmi queste cose. Come se non ci arrivo, che gli cambio le pastiglie, lui non capisce, poverino, che mi hanno detto che è scemo. Io come vado in giro adesso? Che mi avete già terrorizzato questa mattina con l'inascolto. E l'indifferenza, facciamo finta di niente. Sono sofferenze monumentali che mi fate passare. Certo che sono alterato, lo sto dicendo io. No che voi prendete, scusate, sono alterato, sto male. Mi si fa soffrire, ah, stai gridando la risposta. E io soffrire di più. Siete fuori. Non può durare questa cosa! È andato a monte il vostro progetto, la tortura e se ne va! Non ho dove andare! Dal primo giorno, se sto scappando, devo dire che non ce l'ho! Se cerco una casa, vuol dire che non ce l'ho! Sono un uomo che cerca una casa da tutta la vita! È tutta la vita che cerco una casa!
con i miei genitori dietro che fanno finta che ce l'ho, quando che sono loro che mi hanno cacciato via da una casa che non ho mai sentito mia. Non devo arrivare a dire queste cose perché esplodo. Ci si siede a un tavolo, si condivide un pasto come i cristiani, a vedere cosa succede. E non ce l'ho delle buone motivazioni per stare così. Sono consapevole che sono potenti le cose che sto dicendo. Devo andare fuori in questo stato d'animo e vivere un'aggressione cronica. In più, che cazzo dimostrate? Me lo posso permettere, a me non serve la divisa del supereroe per tenere in piedi le argomentazioni, la tutina del supereroe, intendo le forze dell'ordine che mi mettete addosso, sono degli schiavi, io non c'ho nessuno sulla testa, sono un uomo libero in confronto a loro e mi baso solo sul rispetto che mancate voi a me. Ribon karma.